Ciao ragazzi! Nel video di oggi vi parlerò di un mistero che per decenni è stato gran fonte di dibattito in Spagna, ma che per la sua particolarità si è reso conosciuto in molte parti del mondo. Las caras de Belmes, ossia i volti di Belmes, sono un fenomeno che fin da subito è stato considerato paranormale, ma che molti hanno cercato di screditare. In questo video ve ne parlerò e cercherò di venirne a capo insieme a voi. Abbiamo molto di cui parlare, quindi senza ulteriori indugi vi presento i volti di Belmes, mistero o solo un inganno? La prima notizia del fenomeno venne pubblicata in un giornale locale nel 1971 e successivamente trattato da altri media a livello nazionale. Una donna, abitante di Belmes, Maria Gómez Cámara, assicurò che il 23 di agosto di quello stesso anno aveva notato una grande macchia sul pavimento di cemento della sua cucina, con chiare fattezze umane, quelle di un viso. Qualche giorno dopo, lo strato superficiale del cemento venne rimosso e riparato con del gesso. Tuttavia, sempre secondo la donna, il viso sarebbe riapparso solo due giorni dopo. Nei giorni seguenti, nella casa di Maria, sarebbero apparse altre macchie con forma di volto. Apparivano e sparivano in varie zone della casa, come se stessero in costante movimento. Fin dall'inizio, i giornali assunsero un atteggiamento contrastante, alcuni difendendo l'autenticità del fatto ed altri catalogandolo come una truffa. La ripercussione mediatica portò famosi esperti della parapsicologia ad investigare il caso. La maggior parte di essi finirono per catalogarlo come un mistero inspiegabile. Nonostante questo, sei mesi dopo l'apparizione del primo viso, il giornale El Ideal rese pubblici i risultati di un'analisi fatta su una delle macchie, riportando che sarebbero state pitturate con nitrato e cloruro di metallo. Questo metodo, usato in fotografia, avrebbe permesso ai volti di apparire tempo dopo essere stati dipinti sul pavimento. La tecnica perfetta per portare a termine una truffa. Se non fosse che altre analisi successive negarono che questi componenti fossero stati davvero usati. Insomma, il mistero rimaneva aperto. A partire dal 1972, il fenomeno iniziò a non risultare più così interessante e l'interesse mediatico subì un netto calo. Stranamente però, con la creazione della rivista Enigma, il fenomeno venne riportato alla luce e ancora una volta la sua origine paranormale venne sottolineata con più forza. Il dibattito si riaccese, ma il comune di Belmes rifiutò sempre tutte le teorie che portavano a screditare il caso. Nel 2004 Maria Gómez Cámara morì, ma la società spagnola di investigazioni parapsicologiche non volle far cadere il caso nel dimenticatoio e decise di effettuare nuove investigazioni in merito. Stranamente però, i visi di Belmes questa volta vennero trovati in un'altra casa e non quella originale. Un fatto decisamente sospettoso. L'ipotesi era che il comune non fosse stato in grado di acquisire la casa di Maria per sfruttarla a livello turistico e creò ad hoc i nuovi volti in una casa in suo possesso. Nel 2007 Javier Cavanilles, insieme all'investigatore Francisco Magnez, pubblicarono un libro, Las caras de Belmes, nel quale cercavano di spiegare come tutte le prove che sarebbero state raccolte per screditare l'origine paranormale del fenomeno sarebbero state manipolate e che quindi fin dall'inizio il tutto sarebbe stato una grande truffa. A questo punto c'è da chiedersi, è davvero possibile che il caso sia stato solo un montaggio? E se sì, lo è stato fin dall'inizio? Per capirlo, dobbiamo considerare un fatto importante. Attorno al fenomeno dei visi di Belmes, come c'era da immaginarselo, si originò un curioso modello di turismo del paranormale. Durante i 33 anni che Maria Gómez convisse con i volti nella sua casa, furono molte le persone che si avvicinarono alla sua dimora per visitarla. Le visite non apportavano denaro a Maria, in effetti lei non aveva mai chiesto soldi ai visitatori. Però quelle persone che si avvicinavano a Belmes aumentavano il giro d'affari di hotel e ristoranti. L'affluenza di turisti, nel momento in cui il caso non riceveva sufficiente attenzione da parte dei media, diminuiva. Ma stranamente, veniva sempre riportato a galla da altre riviste, programmi televisivi e i turisti ritornavano in massa. Se poi consideriamo che nel 2013 il comune di Belmes inaugurò un centro di interpretazione dei volti
finanziato dall'Unione Europea, credo che non rimangano più dubbi sul vero proposito di mantenere a galla il caso il più possibile. Sia come sia, c'è solo un fatto che risulta strano e rappresenta tutt'oggi un mistero. Questa presunta truffa, quando iniziò realmente? Iniziò con Maria, come complice, o venne sfruttata in un secondo momento? Pensate ad una donna, di una certa età, che inizia a parlare di un caso inspiegabile e riesce a catturare l'attenzione dei media. Secondo voi, avrebbe potuto avere un'idea così geniale? Oppure fin dall'inizio sarebbe stata guidata da qualcuno? E se invece i primi volti di Belmeth fossero davvero stati un fenomeno paranormale? Personalmente, quando si tratta di casi di questo tipo, sapete che il mio scetticismo tende a prevalere. Se poi ci aggiungiamo gli interessi economici di una località pressoché sconosciuta in Spagna e che ha saputo creare un vero e proprio business attorno a questo caso, mi sembra che prevalga l'ipotesi della truffa. Esiste anche la possibilità che il primo viso di Belmeth si sia davvero creato per puro caso. Sappiamo che una macchia di umidità può assumere di base qualsiasi forma, e basta che ricordi anche vagamente quella di un volto per sembrare qualcosa di strano. Da lì, costruire il resto della storia non sembra così difficile, soprattutto conoscendo un minimo di tecnica. E tu, invece, cosa ne pensi di questo caso? È un fenomeno paranormale oppure si tratta di una truffa? Fammi sapere la tua opinione in un commento. Prima di finire, oggi ti voglio invitare a dare un'occhiata alla nuova serie Cadaveri Squisiti sul canale Paranormal Zone, dove interpreto il ruolo di un dottore cattivissimo dal nome Michele Brigati. Se mi vuoi vedere in una veste del tutto nuova, nell'info box ti lascio il link dove iniziare a vedere la serie. Non perdertela! Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.